È stata Napoli ad ospitare questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo il primo tavolo nazionale ANCI sulla creatività urbana, un incontro organizzato dal Comune al quale hanno preso parte rappresentanti politici e tecnici di diverse città d'Italia per confrontarsi sugli effetti di rigenerazione urbana che la street art produce sui territori. E Napoli è una delle città che ha realizzato il maggior numero di progetti e iniziative in quest'ambito, in collaborazione con artisti, cittadini, associazioni e operatori del settore. Parliamo di più di 70 opere realizzate, oltre 100 opere mappate, 60 associazioni coinvolte in un processo che tiene insieme non soltanto tante deleghe differenti che all'interno del nostro patrimonio amministrativo, ma che rimette l'arte al centro e ripensa il senso non soltanto delle nostre aree di margine urbane, quanto anche i luoghi centrali della nostra città. Abbiamo avvertito forte l'esigenza di offrirci come un caso di studio collaborare con le altre amministrazioni delle città italiane più importanti che hanno analoghi problemi ai nostri. Sono problemi nuovi, vanno regolamentati dal punto di vista amministrativo, va costruita una cultura. Un'opera su un muro, un'opera importante, un'opera che va conservata nel tempo come se fosse un dipinto, o c'è un naturale deterioramento perché essa riguarda, come dire, la vita della città. Stiamo parlando di rigenerazione urbana, stiamo parlando di accoglienza, stiamo parlando del bello che le città devono mettere in campo anche in modo moderno. La giornata, articolata in due fasi, oltre ad uno scambio di esperienze, prevede la discussione su argomenti di carattere tecnico-amministrativo ed è finalizzata alla stesura di un documento che si faccia promotore di percorsi e strumenti normativi condivisi. I meccanismi di standardizzazione, un'economia globale che sottrae la facoltà alle persone di vivere le città attraverso meccanismi che riguardano sostanzialmente il patrimonio immobiliare, però è un fenomeno che contrasta l'espressione della creatività libera. Quindi l'oggetto di cui parliamo oggi è contemporaneamente come noi nel nostro tempo riusciamo a esprimerci e come attraverso questa espressione riusciamo a riconquistare un senso di comunità e un senso di appartenenza al luogo in cui siamo. Questo oggi succede prevalentemente fuori dai centri storici. A mia opinione invece è necessario che trovi una forma anche per esprimersi nelle zone più commercialmente preziose della città.